Ma mette insieme dopo il telegiornale con la seconda parte di Pomeriggio da Campione. Adesso affronteremo un tema delicato che cercheremo chiaramente di sviscerare anche con notevole tempo. Abbiamo a nostra disposizione Simona. È il tema la crisi e lo sport. Lo sappiamo, una famiglia su quattro, secondo l'Istat, è in difficoltà economica. Cercheremo di capire come le famiglie stanno affrontando questo lungo periodo di disagio economico e quanto questo si riflette anche sulle spese destinate alla pratica sportiva. Abbiamo tanti ospiti illustri che ci possono fare chiarezza per quel che riguarda questo argomento. Diamo il benvenuto anche a loro. Sergio Bortoloni, buonasera. Il papà del centro sportivo Fulvio Bernardini, e Mattia Morena, direttrice dello stesso centro sportivo in Roma. E poi ci direte Roma. cosa fate, no? Buonasera. E in questo impianto che appunto noi gestiamo da circa 30 anni come concessionari, applichiamo delle tariffe che sono agevolate, tariffe che il comune ci indica, e noi siamo anche al di sotto di quelle che ci dà come indicazione. La possibilità di realizzare quanto ha detto appunto l'altra società, che noi ospitiamo tanto società sportive, lui è rappresentante di una delle società sportive del quartiere, della zona di Pietralata e anche fuori. Realizziamo anche noi delle attività direttamente, piscina, calcio, calcetto, palestra, eccetera. Io mi volevo un attimo allacciare su questa che sono appunto la crisi. Sì, la crisi sicuramente ha modificato un po' la vita delle famiglie, cui nonostante noi applichiamo, ripeto, tariffe molto molto abbordabili. Vedete che c'è stata una diminuzione? Dal 2010, quest'anno un pochino di meno, la diminuzione non tanto negli iscritti, perché gli iscritti magari aumentano e che la frequentazione poi. E le frequenze sono di meno. Chi ha diminuito? Gli adulti. Gli adulti hanno diminuito nelle attività codificate, due volte a settimana lo fanno più, fanno i coupon, l'ingresso, proprio perché gli consente di pagare l'entrata, certo. Oppure di fare dei coupon dove possono risparmiare. I nonni o le persone anziane pagano lo sport ai nipotini. E qualche cosa fanno con la loro pensione, Marcella, con la pensione che lo pagano perché lavorano, no? A sopperire a questa attività. Una cosa importante è che i ragazzi, comunque al di là adesso della crisi, che poi la crisi porta anche a depressione, quindi un senso di non voglio uscire, non voglio fare niente, quindi come diceva prima lei, e lo viviamo. Il problema è che i ragazzi dai 14 ai 18 anni, già è difficile anche senza la crisi prenderli. Lì c'è un altro aspetto da dover studiare. Un'altra cosa importantissima, a mio parere, è un fatto culturale. Cioè, il problema è che lo sport non è visto come una prevenzione o mai non sostituirsi a quello che è la salute, tutt'altro, però per star bene, star bene fisicamente. Anche diverso, dottoressa D'Ambrosio, è cambiato lo schema di socializzazione, no? Certo. Si è modificato il modo di vivere. Quando eravamo piccoli noi, io ricordo, c'era l'oratorio, andavi a giocare a pallone, adesso mi sembra l'oratorio, insomma, la squadra di pallavolo, insomma, per le ragazze, no? Sicuramente diciamo si sono modificate, no? le modalità, i canali attraverso i quali i preadolescenti, gli adolescenti socializzano. Sergio Bortoloni che non ha bisogno fare comunque una distinzione tra sport di spettacolo, sport e spettacolo, sì, sport di base. Questo è importantissimo. No, è importante, però il fatto la dottoressa Sergio, per dire che com'è la situazione, se vuole aggiungere qualcosa a quello che abbiamo ampio, ascoltato adesso. Sì. La situazione come? Per quel che riguarda appunto famiglia, sport, quello che voi vedete in prima persona nel centro Bernardini. La vedo abbastanza male io. Io sono disoccupato e mando avanti sempre mio figlio, insomma, a sport. Cioè lo mandate però fa fatica, appunto. Faccio fatica, insomma, a mandare avanti, insomma. Lui fa parte di una società all'interno dell'impianto Fulvio Bernardini. Io sono stato licenziato agosto, prendo la disoccupazione, 750 euro. Mamma mia. E vado avanti con quello. Lo mando sia a scuola che... Che fa sport. E a sport. E in più ho una mia figlia più grande che è disoccupata anche lei. Drammatico, ma queste sono le situazioni comunque che ormai non solo sono io, sempre sono più credo... anche così come me. No, per oggi, carità, certo, oggi... ci vuole anche però il coraggio di raccontarlo, la ringraziamo. Devo ringraziare la società che mi dà una mano lei, in poche parole. Certo.
il fatto che comunque realmente le ha trovato, se vogliamo, sì, quantomeno un impiego. Una grande società. Insomma, no, non è proprio impiego, però insomma, vabbè. Mi aiutano insomma le spese per ragazzo, ecco. E non è poco. E non è poco, sì. È tanto. Però noi abbiamo anche, ospitiamo anche delle scuole. La mattina, per esempio, ci sono delle scuole che fanno attività sportiva. E quindi anche i genitori si sono autotassati per portare i bambini. Ma non bisogna fare questo, e lo so, però intanto sì. Se si arriva all'autotassazione, allora, diventa sono due cose diverse. Assistenzialismo alla rovescia. La politica c'è stato troppo assistenzialismo. È assente. La politica assente, sì. Ha sempre guardato nello sport tutto quello che è spettacolo.